Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque. Via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Fantastici tifosi, fantastici. Andiamo avanti per la semifinale. Adesso sappiamo che ce la giochiamo con tutti, l'abbiamo dimostrato. Siamo forti e siamo riusciti a raggiungere almeno lo stesso risultato dell'anno scorso. Contrariamente a quello che magari si pensava. Quello che ti viene in mente di questa... Ho fatto una partita strepitosa, sicuramente era difficile perché... Simone, di trani, ole! Non ci credevo, onestamente non ci credevo, però il campo ci ha dato ragione. È una grandissima serie, una prova di squadra ottima. E... c'è tanto entusiasmo e non ci sono, secondo me non c'è da meravigliarsi tanto, cioè, forse ci credevano in pochi, però noi abbiamo sempre creduto nella possibilità di batterli per diverse ragioni e prima fra tutti che abbiamo costruito in questi anni un gruppo con una solidità e quindi il fatto di aver costruito piano piano una situazione tecnica e di gruppo in una serie così è fondamentale. Tutti bene, tutti benissimo, abbiamo buttato nella mischia un po' di energia con Mabilia che ha risposto veramente molto bene, è stato un fattore stasera. Jacopo è andato bene, Nicola è andato bene, Filippo nei minuti che ha giocato, Filippo era in campo nel secondo quarto alla fine quando abbiamo tenuto botta, quindi bene. E poi mi sa che Lorenzo super, ha fatto una serie clamorosa, direi che ho nominato tutti e il cambio finale di Marco Bona è un po' particolare perché secondo me ha fatto una partita clamorosa. E ecco, riguardo a questo c'è anche Trebbi, faccio un appunto su una cosa che ho letto riguardo alla nostra squadra. Cioè, se uno dice che Marco Bona è un comprimario,
scrive, cioè è uno secondo me che non capisce di basket. Ma è in buona, cioè nel senso, senza nessun tipo, visto che ho preso merda in faccia per un anno, cioè, probabilmente qualche volta i giudizi bisogna... Io penso che Marco Bona stasera abbia il come si chiama, il busto di gesso fuori dal palazzo. In buona, eh? Okay. Noi sappiamo che se tutti danno il loro contributo, noi possiamo mettere in difficoltà tutti. E io in spogliatoio ho detto che sono orgoglioso di essere capitano di questa squadra e che adesso vogliamo andare avanti, anche se comunque avremo sempre il fattore campo a sfavore, però abbiamo dimostrato che possiamo vincere ovunque. In quale momento hai pensato veramente di poter vincere questa partita oggi? Io ero già convinto all'inizio, già alle 9. Poi logicamente abbiamo avuto... Perché? Perché secondo me noi abbiamo individuato quali erano i problemi della futura, sicuramente la difesa, il pick and roll, i rientri difensivi, facendo video. Penso anche un po' di paura, magari andare sotto 1-0, favoriti. Quindi noi dovevamo essere tranquilli come lo eravamo domenica, perché comunque la pressione era tutta da parte loro. Siamo stati bravi secondo me a rimanere in partita nel primo tempo, quando comunque abbiamo giocato senza Bona per problemi di falli, e comunque è un primo tempo dove io ho giocato male e non ho mai fatto canestro. Poi dopo siamo venuti fuori e ci sono viste le difficoltà che ha avuto la Fortitudo, siamo andati avanti di 7-8 punti e quindi là, secondo me, le paure che avevano prima della partita sono aumentate.